Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. E a quest'ora del mercoledì, a volte ci sono io, a volte c'è Andrea, a volte ci sono altre persone, ma chi c'è sempre? Lui, Massimiliano Tani, professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra, a cui diamo il benvenuto. Ciao Max. Ciao Massimiliano, buongiorno a te, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Brivido, perché non sapevo, non avevo la conferma se ci fosse o no. Oggi i telefoni stanno giocando degli scherzi non poco proprio alle simpatici alle mie coronarie, ma meno male ci sei Max, e quindi il mercoledì inizia proprio in discesa. Iniziamo dall'economia federale. Il prossimo budget sarebbe programmato per il 25 marzo del prossimo anno, ma il governo albanese potrebbe decidere di non darsela questa zappata sui piedi a poche settimane dalle elezioni, perché se le elezioni venissero indette prima di quella data, il governo avrebbe la possibilità di esimersi dall'aprire quel vaso di Pandora del budget dei successivi 4 anni. Dico vaso di Pandora perché si prevede un budget decisamente negativo. Chi prevede? Il rapporto semestrale di Deloitte Access Economics sul monitoraggio del bilancio proprio prevede infatti che il governo federale registrerà un deficit di 33 miliardi e mezzo di dollari in questo anno finanziario, peggiore questa previsione di quella del governo che erano sui 28 miliardi. Ecco, se si considera il famoso surplus dello scorso anno, c'è un crollo che sfiora i 50 miliardi di dollari, e questa cifra supererebbe addirittura il precedente record di saldo negativo in un anno, quello del 2020. Ricordiamo che ai tempi c'era il Covid, la pandemia e tutto quello che quello comporta in economia. Max, cosa è accaduto a questi 50 miliardi di dollari? Quello che è accaduto è che appunto ci siamo trovati da una situazione di rosa profonda, una situazione di nero profondo. Ci sono due ragioni per cui tu puoi avere del nero, quindi improvvisamente non hai più soldi: o perché le entrate sono più basse o perché le uscite sono più alte. A livello di entrate, le entrate del governo australiano, quindi a livello di tasse, stanno andando molto bene, quindi addirittura le entrate sono aumentate. Il problema è che le spese sono cresciute, quindi cercare di capire quali spese sono quelle che creano problemi, e lì ce ne sono alcune su cui il governo sta cercando di intervenire, quindi il National Disability Scheme, che continua a produrre cifre in rosso, che il governo sta cercando veramente in tutti i modi di arginare. Abbiamo un debito pubblico su cui, ahimè, bisogna pagare gli interessi, e se i tassi di interessi sono alti e gli interessi che devi pagare sono alti pure quelli. Abbiamo tutta una serie di spese governative, pensioni, eccetera, che sono più o meno legate all'inflazione, quindi se l'inflazione continua a essere alta, quelle spese saranno alti. E poi l'ultima cosa, ricordiamoci che noi abbiamo delle spese piuttosto forti a livello di difesa, che non sono assolutamente toccate, e quindi quello, ahimè, contribuisce al buco di bilancio, perlomeno la previsione di buco di bilancio che avremo. E intanto ricordiamo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il professor Max Tani, che è tornato in Australia. Volevamo anche rassicurare tutti che non siamo andati a pescarlo in Islanda, perché magari uno pensava: avete scelto Islanda come canzone perché lui è in Islanda. No, è in Australia, qui a Sydney, a casa sua. Dal deficit del Stato, dell'Australia tutta, passiamo a quello del Victoria. Max, secondo Morgan Begg, che è direttore dell'Institute of Public Affairs, ha scritto questo articolo sul Financial Review dicendo che il Victoria è come l'Argentina un anno fa, e per salvarla serve, senti un po', una figura che sia un incrocio tra il neopresidente argentino Milei, Donald Trump, Elon Musk e il premier liberal tra il 1992 Jeff Kennett, che era famoso per tali draconiani alla spesa pubblica. Chiudi gli occhi e disegnalo. Chissà come verrebbe fuori. Comunque potreste farlo a livello di concorso tra tutti gli ascoltatori, e potrebbe essere una buona idea questa. Ci pensiamo. Comunque non è un'uscita facile per lo Stato del Victoria, che ha beni pubblici da vendere relativamente pochi. Un aumento eventuale delle tasse non farebbe altro che ridurre ulteriormente la salute economica. Insomma, un approccio business as usual può essere inadeguato, e la domanda quindi che i victoriani devono porsi per Begg è se sono disposti a tollerare effettivamente una situazione di tipo mileiano adattata al Victoria, perché, come diceva Thatcher, non c'è alternativa. Che cosa ne pensi, Max, di questa analisi?
Ma allora, il Vittoria sembra una situazione più grave ed esagerata rispetto a quella nazionale, quindi anche lì c'è un buco di bilancio, devi cercare di capire se è perché non ci sono abbastanza entrate oppure ci sono troppe uscite, e anche nel caso del Vittoria, così come in quello nazionale, sembra che la ragione sia che ci siano troppe uscite, quindi ci siano tantissimi uffici pubblici governativi, questo a livello statale, che sono stati creati, quindi stanno dando lavoro, sì, però non è che stiano producendo in particolare, quindi la produttività non è salita, questo vuol dire che non riesci a pagare quelli che sono i costi di avere tutti questi uffici sostanzialmente pubblici. Ci sarà bisogno di ridurre anche quelli se vuoi cominciare a ridurre i costi, e il fatto che il Vittoria si sia indebitato più degli altri stati australiani, quindi stia pagando di più di interesse rispetto agli stati australiani, semplicemente mette un'urgenza maggiore sul fatto di prendere delle decisioni. E qui dove magari tu leggi, che ne so, su alcuni giornali che bisogna fare questi drastici tagli, su altri magari dove è possibile cominciare a tagliare di meno in maniera più modesta, però sempre di tagli si sta parlando, perché ripeto, quando tu hai le uscite più grandi delle entrate, ti ritrovi in una situazione di bilancio che assolutamente non è sostenibile, per cui prima o poi la musica deve cambiare, ed è meglio che venga cambiata prima, magari con calma e con anticipazioni, piuttosto che essere costretto a farlo all'ultimo momento con la pistola puntata alla tempia. E con questo Cerbero, tra l'altro, ho messo le facce di Milei, Trump, Elon Musk, e già mi ha crashato 3 volte Photoshop, quindi ci riproverò a crearlo questa figura profetizzata da Beg. Chiudiamo invece, Max, con Connect Australia, un progetto con cui Google sta ampliando il suo cablaggio sottomarino, un progetto da $1 miliardo che collegherà Darwin e Singapore attraverso la Christmas Island, una mossa che secondo Google, scusate che con Google è lì, con Google aumenterà la scusate, magari la sua opinione, Due Massimiliani, un Google e un Google, sono forse ne andato può in più. pappa, aumenterà l'affidabilità e la resilienza della connettività internet in Australia e fornirà un nuovo e più forte collegamento tra Stati Uniti e Asia, ma c'è un piccolo ma, Massimiliano. Sì, l'infrastruttura dei fondali marini è sempre più critica per la sicurezza nazionale. Fino al 99% dei dati digitali transregionali sono trasportati dal sistema globale di questi cavi dati detti sottomarini, che diventano poi obiettivi di guerra, secondo The Australian, che cita l'interruzione di un cavo in fibra ottica sottomarino che collegava Finlandia e Germania. Quindi, Max, 7 giorni fa parlavamo di una prudenza australiana nei confronti della prossima era trumpiana. Ora vediamo invece che i nostri dati sono sempre più forti in mano agli Stati Uniti. Che cosa ne pensi di questo progetto Connect Australia? Ma allora, innanzitutto è sempre bene avere più connessioni che meno, quindi da questo punto di vista è bene che ci siano. Però ricordate il problema che avevamo menzionato qualche settimana, forse mese fa, in cui si parlava di posizione strategica internazionale dell'Australia, dove diciamo l'Australia ha fatto una scelta molto ben precisa e non ha assolutamente un piano diverso, per cui la sua scelta è quella di andare in una determinata direzione, aprirsi a imprese di un certo tipo, e non ha assolutamente alternative, per cui se dovesse mai succedere un problema come abbiamo avuto con internet, dove per alcune ore siamo rimasti tutti quanti scollegati e non capaci di accedere al conto in banca, pagare cose, eccetera. Questo è il classico problema di mettere tutte le uova nello stesso paniere. Da questo punto di vista sembra che nessuno a Canberra sia interessato a cercare di diversificare minimamente, perché chissà per quale paura o per quale ragione questo viene fatto, per cui continuiamo ad aggiungere uova allo stesso paniere.
È bene aggiungere più uova, però qualsiasi consulente finanziario ti dirà che metterle tutte nello stesso paniere non fa nient'altro che aumentare il tuo rischio e la tua dipendenza. A livello di nazione è un qualche cosa che dovremmo continuare a chiederci, non perché vogliamo cambiare direzione politica, strategica, eccetera, ma semplicemente per una questione molto pratica, perché se il paniere si rompe, se ne hai solo uno, i problemi ti restano. A meno che tu non abbia una padella lì pronta per raccogliere tutte le uova rotte, Che non sei abbiamo, fritto, che sei non fritto abbiamo. e si fa la cosiddetta frittata. Noi ringraziamo nel frattempo il professor Massimiliano Tani e gli diamo già appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao Max. Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.